Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parleremo, come detto dal titolo, di tutte le novità che ci aspetteranno nel corso dell'anno attuale fino a un nuovo, diciamo, ricalcolo e ridimensionamento delle legislazioni per quanto riguarda la micromobilità elettrica. E allora, io ho in mano il documento ufficiale del Ministero dell'Interno, dove hanno scritto tutto ciò che c'è da sapere per quanto riguarda la legislazione sulla micromobilità. E allora partiamo a dire che ti leggo testualmente ciò che abbiamo scritto. Sono, ragazzi, due faldoni, eccoli qua, di documenti, 30 pagine all'incirca. E allora iniziamo dal primo e facciamo velocissimo. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione si suddividono in overboard, segway, monopattini e monowheel. E allora, come sai, i monowheel sono quelli monoruota, ti metti sopra con i piedi e cammini. I monopattini sono i monopattini e i segway sono quelli tipo due ruote, sali su col manubrio alto e ti sposti. E poi gli overboard sono quelli che utilizzano solitamente i bambini, quelli piccoletti con le ruotine piccoline. Comunque, sono quelli. Perciò tutto questo faldone vale per queste categorie di micromobilità. E allora, si suddividono perciò questi in due: autobilancianti e non autobilancianti. Cosa vuol dire? Quali sono? Cosa entra nella categoria autobilancianti? Autobilanciante cos'è? Il monowheel, ovviamente, perché si autobilancia elettronicamente per mantenerti in equilibrio. L'overboard, idem, si autobilancia quando sei sopra. E anche il segway, perché anche quello si autobilancia elettronicamente. Non rientra nell'autobilanciante cosa? Il monopattino elettrico. Perciò, ragazzi, da questo le bici e bike sono completamente escluse, non ne parlano assolutissimamente. Boh, va bene. Continuiamo a leggere. I dispositivi non autobilancianti, perciò il monopattino elettrico, devono avere una potenza nominale massima non superiore ai 500 watt più un segnalatore acustico clacson. Il dispositivo autobilanciante del tipo Segway deve essere dotato di segnalatore acustico. Ragazzi, per questi non parlano di massimali o di potenze nominali, perciò il limite nominale vale solo per i monopattini elettrici. Perciò per i Segway, per i monowheel non vale 500 watt nominale, ma nel concreto effettivamente quelli hanno due ruote. Per quanto riguarda il Segway hanno due motori e minimo sono 2000 watt. Invece per quanto riguarda il monowheel, la monoruota, là c'è 1000 watt sicuri, ce n'è anche da 1500. Perciò, come hai visto, la limitazione a 500 watt nominale è solo per monopattino elettrico. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere, ma questo già lo sapevamo. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiore ai 20 km orari devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione di detto limite. Perciò, se il tuo monopattino va oltre i 25-20, devi avere un'elettronica, una programmazione, una sorta di menu che ti permetta di regolare la velocità massima a 20 km orari, fissa per tutti, ragazzi. Possono camminare sia nelle aree pedonali a 6 km orari,
Attenzione, perciò seconda regolazione 6 km orari nelle aree pedonali, non più 20 km. E i dispositivi devono riportare la relativa marcatura. Cioè, se ti fermano e la pattuglia ha dubbio, dovresti avere a portata di mano anche il documento. Non è obbligatorio averlo con sé, però eventualmente, se loro lo richiedono, dovresti mostrare il documento, almeno così c'è scritto. Poi la circolazione su strada per la mobilità elettrica possono utilizzarli questi mezzi di micromobilità elettrica solo utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età e, se minorenni, devono essere titolari almeno di patente di categoria AM, perciò possono portarli tutti, ok? Con la sola differenza che da 18 anni in su, o meglio da 14 anni in su, ovviamente tu hai la patente dell'auto, eccetera, eccetera, rientri e hai la tua patente. Se hai 14 anni giù, non puoi portarli, a meno che hai la patente AM, che, se non sbaglio, è quella per i cinquantini. Perciò qui c'è un limite brutto. Perciò, se tuo figlio fino a ieri utilizzava il monopattino senza patente e senza niente, non può più farlo, almeno che non va e prende la patente, quella per i cinquantini. Con quella può utilizzarla. Oh. In ogni caso è vietato il trasporto di passeggeri o cose e ogni forma di traino. È ammessa la circolazione di dispositivi per mobilità elettrica sulle piste ciclabili, sui percorsi promiscui, pedonali e ciclabili. Perciò si può camminare quasi dappertutto. Poi comunque più avanti fanno uno schema, una tabella dove ci fanno capire ancora meglio dove puoi camminare e con quale mezzo, perché poi dipende, il monopattino può camminare ovunque. Dopo il tramonto del sole, a mezz'ora prima del sorgere, obbligo di indossare il giubbotto con le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Per questo sotto in descrizione ti lascio i link a un paio di ottimi prodotti con sconto abilitato per tutti. Poi c'è sperimentazione autorizzata per una, perciò la sperimentazione, cioè questo documento, ha validità minima 12 mesi. Poi ragazzi, dipende da comune a comune, possono anche andare anche a 24 mesi. Eccolo qua, qua abbiamo la tabella. Tipologia di dispositivo: mono wheel, perciò mono ruota, può camminare solo nelle aree pedonali. Percorsi pedonali ciclabili, no. Piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, no. Zone 30 e strade con velocità massima inferiore a 30 km orari, no. Overboard, quello dei bambini, ammesso solo nelle aree pedonali. Segway, che è quello grande e bilanciato, può camminare ovunque, come anche il monopattino. Perciò sia aree pedonali che percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria o su corsia riservata o in zone con velocità inferiore ai 30, con velocità inferiore ai 30 km orari. E poi per il resto qui parlano della segnaletica, segnaletica studiata e ideata per la micromobilità. Poi andiamo ora a prendere quest'altro, è un altro segnale che i comuni dovranno andare a installare nelle zone dedicate appunto al passaggio di questi mezzi di micromobilità elettrica. La norma, oltre a prorogare di 12 mesi il termine di conclusione della sperimentazione, portandolo fino al 27 luglio 2022,
diciamo che la proroga e poi alla fine si farà diciamo, un check-in, si farà una somma per tirare le conclusioni finali. Il codice della strada che disciplina i veicoli con caratteristiche atipiche è stata introdotta una sanzione per chiunque circoli con un veicolo atipico per il quale non siano state ancora definite con apposito decreto. E allora, in poche parole, tale nuova previsione è finalizzata ad impedire la circolazione di veicoli spesso autocostruiti. Cioè, se tu cammini con un veicolo elettrico che non rientra né nella categoria monopattini né nella categoria monoruota, Segway, overboard, è differente, sarà una novità tecnologica, sei in multa. Sei in multa con sanzione amministrativa pecuniaria dai 200 agli 800 euro, con sanzione accessoria della confisca per la successiva distruzione del bene. Oh mamma mia, comunque, alla fine se si utilizzano quelli commerciali standard, questo problema non si pone. Poi l'articolo 75, l'articolo 1,75 della legge 160/2019 vengono fissate le caratteristiche del monopattino elettrico, deve rispondere ad essere equiparato a un velocipede, perfetto, per poter circolare ovviamente su strada. Si introducono nuove regole per la circolazione e limiti di età, come abbiamo detto, e l'obbligo del casco per i minori di 18 anni, perciò il casco è obbligatorio per i minori di 18 anni, non obbligatorio per tutti. Io ragazzi uso il casco sempre, anche se sono maggiore di 18 anni, ma anche per una mia sicurezza. Se ti piace questa felpa e un set, una tuta sopra sotto, ti lascio sotto il link, al Amazon, la puoi trovare. E poi introducono nuove regole per la circolazione, limiti d'età e anche l'obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente in condizioni di scarsa visibilità. Perciò il giubbotto non devi utilizzarlo sempre, solo di sera o in condizioni di scarsa visibilità. E già ci siamo. Ti ricordo che sotto in descrizione ti lascio il link. La circolazione dei monopattini elettrici è soggetta a particolari prescrizioni relative all'omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa. Perciò non è soggetto il monopattino a tutte queste prescrizioni come l'omologazione, una sorta di immatricolazione, perché ovviamente non hanno targa, ragazzi, perciò tutto questo non vale, perfetto. Per circolare su strada, però, devono rispondere a specifiche caratteristiche fissate dal nuovo articolo 1,75 della legge 160/2019, di seguito elencate: avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 500 watt. Poi sotto ti mettono loro la spiegazione. La potenza nominale continua del motore vuol dire che deve erogare in modo continuativo quella potenza. La potenza massima, invece, può essere erogata per un periodo di tempo limitato e può essere elevata, a differenza di quella nominale, anche del 50-100%. Effettivamente il mio è un 500, arriva anche a 2000 watt e passa, perché quella, ragazzi, è la potenza massima di picco, come già abbiamo detto. Poi continuiamo a leggere e qui dice che non devono essere dotate di posa a sedere, perciò disellino, ma già questo lo sappiamo, e devono essere destinati a un uso con postura all'impiedi tutti. Ok, essere dotati di limitatore di velocità che non consenta agli stessi di superare i 25 km orari quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km orari quando circolano nelle aree pedonali. Come abbiamo detto prima, il controller, la regolazione della velocità.
essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche. Riportare la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42. Da mezz'ora dopo il tramonto, il periodo di oscurità, devono essere equipaggiati con luci bianche anteriori, posteriori rosse e in più catadriotti rossi, più il corpetto catalinfrangente, e in più, in mancanza di queste cose, il monopattino lo devi spingere, non puoi salirci e viaggiare. Poi la norma impone il compimento del 14° anno di età, come abbiamo detto prima, sotto i 14 anni il patentino, sopra i 14 anni puoi portarlo. Diversamente dal decreto ministeriale, velocità massima 20 km/h deve essere regolabile a 25, perciò hanno aumentato da 20 a 25 e possono circolare sulla carreggiata ad una velocità fino a 25 km/h. Poi non deve essere portata con conducente, la marcatura c'è, come abbiamo detto prima. I monopattini elettrici possono essere fatti circolare sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, escluse le strade urbane, limite di velocità superiore ai 50 km/h, come ad esempio le strade urbane di scorrimento e quelle ove vige localmente un divieto di circolazione per i velocipedi. Sulle strade extraurbane solo all'interno della pista ciclabile e non possono superare i 25 km/h quando circolo sulla carreggiata e 6 km/h nelle aree pedonali. Devono procedere su un'unica fila tutti uniti e non devono recare, diciamo, danno o disagio alla circolazione. Se minori, devono indossare idoneo casco protettivo, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio, perciò no borse, no ombrelli, no zaini in mano, le mani tutte messe entrambi sul manubrio, mi raccomando. Devono essere in grado di vedere davanti a sé e dai lati per facilitare le manovre. Io ho messo anche gli specchietti, così vedo anche dietro, anche se non è che chissà che cosa, ma comunque devono essere in grado, devono indossare il giubbotto o le bretelle retro riflettenti ad alta visibilità da mezz'ora dopo il tramonto durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedono l'illuminazione. Non possono trasportare altre persone, già questo lo abbiamo detto prima. In merito alle disposizioni illustrate, si richiama l'attenzione in particolare sul limite di velocità e sull'obbligo dell'uso del casco per i minori. Poi, ove venga rilevata una velocità superiore di 25 km/h, si troverà l'applicazione della sanzione. Il casco è da ritenersi certamente non idoneo quando per realizzazione o per caratteristiche esterne non è palesemente in condizione di fornire adeguata e completa protezione per il casco. Perciò se tu compri un casco di quelli piccoli, fini, sottili, con dentro il polistirolo, e ti fermano, te lo controllano e ti dicono che quel casco è un giocattolo, ti possono anche fare la sanzione. Perciò io raccomando sempre i caschi, quelli discreti. Ti lascio sotto in descrizione sempre link ai prodotti. Si precisa, attenzione, che per l'applicazione delle sanzioni indicate occorre sempre rilevare il superamento della velocità attraverso dispositivi appositamente omologati, ovvero approvati ai sensi dell'articolo 45 CDS. Perciò in poche parole sta dicendo che per farti la sanzione sul superamento della velocità ci dovrebbero essere dei rilevatori di velocità. Perciò posto di blocco, hanno il macchinario
che ti legge le velocità, tu passi a 30, non puoi dire nulla, hanno le prove, ti fanno il verbale. Se non c'è quello, non possono misurare, ovviamente. Poi il monopattino, sono per mobilità elettrica personale. Poi quando si circola sulla carreggiata si deve tenere più vicino possibile al margine destro, ma questo ovviamente credo che tutti lo sappiamo. Non dobbiamo camminare sui marciapiedi sul monopattino, ma spingerlo. I conducenti dei monopattini devono segnalare tempestivamente con il braccio la manovra di svolta a destra o sinistra. O ragazzi, ancora meglio, ci sono le frecce, vendono le frecce, si lascio sotto in descrizione, puoi andarla a installare nel monopattino sia nel manubrio che dietro, così da tenerti molto più visibile, perché lasciare il manubrio per fare segno è pericoloso, perché se io devo accelerare e devo lasciare l'acceleratore per segnalare, ragazzi, è un problema. So che sta venendo lunga, però ragazzi, c'è tutto quello che bisogna sapere con la della nuova legge. Il DM ha inoltre fissato le norme di comportamento che i conducenti dei dispositivi elettrici devono rispettare, tra le quali in particolare la conduzione da parte di maggiorenni, ovvero da parte di minorenni solo se titolare di patente AM A1B1. Per entrambe le ipotesi, le ipotesi, in caso di violazione è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 fino a euro 400. Perciò se tu cammini e non hai la patente, sei minorenne, eccetera eccetera, senza patente ti fanno i verbali, o anche se non hai le luci, o anche se non hai il casco, o anche se comunque, ok, ci siamo capiti. Poi per quanto riguarda invece gli altri, cioè i monowell oppure gli altri mezzi, cioè quelli con doppia ruota, autobilancianti, le potenze, come abbiamo detto, non sono massimo 500 nominale, possono arrivare a massimo 2000 watt. Oltre i 2000 watt anche quelli sono non consentiti. Poi qua mi dicono le velocità fino a 4000 watt, non sottoposta a regole di ciclomotori. Questa pagina ti fa una scheda del tutto, procedimento sanzionario, cioè come procedono per farti il verbale. I commi 75 bis dell'articolo 1 prevedono la sanzione accessoria e la confisca nei confronti rispettivamente dei monopattini elettrici e dei dispositivi elettrici quando circolano con un motore termico, ovvero elettrico, con potenza nominale continua superiore a 2 kW. Perciò per gli autobilancianti abbiamo detto massimo 2000 watt, oltre 2000 watt confisca. Occorre precisare che per i monopattini elettrici la presenza di un motore termico del motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 2 kW contributo di per sé la difformità per caratteristiche tecniche e costruttive. Diversamente, per i dispositivi elettrici con sola presenza del motore elettrico avente potenza nominale continua superiore, non configura di per sé. Certo, dice nei monopattini con 2000 watt sei anche con 1500 sei fuori legge, perché massimo continuo 500 watt. Niente ragazzi, io ti lascio questi file sotto in descrizione, clicca e vai a scaricarteli. E spero che il video ti sia piaciuto, anche se è un po' lungo, ho fatto un quadro generale, perciò riassunto: casco obbligatorio per i minorenni, io comunque lo metto, corpino obbligatorio di notte o quando si necessita di essere visti, sotto tutto in descrizione se vuoi acquistarli. E poi velocità da 20 a 25 km orari, perciò tutti dobbiamo andare a regolare le velocità dei nostri mezzi. Ora il problema è come regoliamo queste velocità, come limitiamo questi mezzi. Per questo ragazzi ci vedremo in un prossimo video e ne parleremo. Per il resto leggetevi i fogli così da capire il tutto.
Grazie per la visione, un like, iscrivetevi al canale, ciao e al prossimo video.